cambiare un'icona sul desktop del vostro computer che non vi soddisfi. A me è capitato che aggiornando LibreOffice, un programma di word processing, mi sono ritrovato sul mio desktop un'icona anonima come la seguente. Quindi ora mi prefiggo di ripristinare l'icona ufficiale della LibreOffice. Effettuare il seguente passaggio. Procediamo nel seguente modo. Clicca sull'icona in questione. Ripristina versioni precedenti. Collegamento. Cambia icona. Ok. Applica. Ok, ecco, e ciò che ho fatto, era semplice, no? Arrivederci, iscrivetevi al mio canale, alla prossima!